Ora c'è tanto da lavorare su questo Grosseto. Abbiamo portato a casa 3 punti meritati, che considerando le azioni da gol siamo 5-1. Però c'è da lavorare, nel senso che oggi è importante prendere 3 punti. La squadra ha dei problemi, perché se avesse dei problemi non dovremmo cambiare allenatore, non avremmo 5 punti. 8 anzi, abbiamo 5 punti. Per cui i problemi sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo piano migliorando. Mourinho non c'ha la bacchetta magica, ho visto qualche leggera positività, perché vincemmo col Piacenza meritando molto, molto uno di oggi. Oggi la vittoria del Cristianina è meritata. Il campionato è lungo, sono ancora 35 partite, mi sembra, per cui abbiamo tempo per rifarci, però l'importante è mettere un po', cominciare a muovere un po' la classifica, che dà entusiasmo, dà tante cose. Squadra che secondo lei deve migliorare anche dal punto di vista atletico? Ma io parlo da spettatore, vedo che sulle palle dubbi le perdiamo sempre, in velocità soffriamo, non abbiamo cambio passo. Penso che la squadra deve migliorare anche dal punto atletico, perché vedo sempre che bevono, quando c'è l'acqua, vuol dire che c'è qualcosa, pensano i medici per questo. Comunque, tra l'altro c'è anche un altro problema che vorrei sottolineare, oggi è temperatura estiva. Uno ha fatto l'operazione pensando che ottobre di solito siamo a più 8, più 9, più 10, oggi siamo a 20, più 22, più 25, può essere pure quello. Per cui pigliamo i 3 punti, la cosa più importante, il resto sono chiacchiere. Assegno Guidone, finalmente il reparto degli attaccanti batte il fatidico colpo, speriamo che sia di buon auspicio. Ma i gol sono come i gatti di Mao, basta che appena i topi, a me chi li fa o attacco o difesa mi interessa poco. Ho fatto gol di Guidone, ma a parte il gol di Guidone è importante, abbiamo creato 4-5 occasioni da gol con Guidone e con Soncini, vuol dire che qualcosa di un po' dopo 6 domeni abbiamo tirato in porto, oggi il loro portiere ha fatto qualche miracolo. Grazie.